cominciamo con la prima, adesso andiamo un po' più sul personale, perché hai una meravigliosa famiglia. Vediamo la prima foto del cuore. Mio marito. Eccolo qua. Che tutti sicuramente conoscono. Sì. Forza Roma che sta vincendo. Ma è il giorno del matrimonio questo? No, questo no? È il giorno del mio spettacolo al Teatro dell'Opera di Roma, dove ho danzato in una serata francese dedicata a Serge Liffard e Roland Petit, appunto. E Federico viene spesso a vedermi alle prime rappresentazioni. Quindi lui è sempre con te? Sì. Mi critica, ma... Ti critica? Mi critica sui balletti che magari ama di più o ama... Ah, dice la sua. Sì, questo. Dice la sua, però le piace molto. Adesso mi è venuta a vedere nell'Ultima Dama delle Camelie a Parigi e era molto emozionato. Nei balletti dove c'è la storia d'amore, la passione... Sarebbe piaciuto anche a me molto venirti a vedere. La prossima volta spero che verrai anche te. Vorrei molto. Ho letto delle cose meravigliose. Grazie. Ma vediamo le immagini, rimaniamo in tema... familiare con le immagini del tuo matrimonio. Eleonora, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, del mio padre, del figlio e dello Spirito Santo. Federico, ricevi questo anello, segno del mio amore della mia fedeltà, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Mano, padre. Un applauso per il corpo. Quanto pianto. Si vede che piangevi. Beh, l'entrata con il papà è come fare un tre atti del Lago dei Cigni. Perché è un'emozione pazzesca. Poi ero in una chiesa meravigliosa della mia città, a Palermo, la Cappella Palatina, che non so se hai già visitato, avrai modo di visitare perché è un posto bellissimo. Fantastico. Sì. Senti, c'ho un'altra piccola sorpresina per te. Ciao amore mio, come va? Tutto bene? Pensavi di esserti liberato di me almeno per mezza giornata, invece eccomi qua. E visto che mi dici che non sono abbastanza romantico, penso che un bel messaggio d'amore magari ti possa fare piacere. Messaggio d'amore molto semplice, vita mia. Solo dirti che ti amo alla follia, che ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo sempre di più. E che molti non conoscono chiaramente quello che sei in casa, quello che sei per la nostra famiglia. E quanto sono orgoglioso davvero del nostro amore, di come lo stiamo portando avanti, di quello che stiamo costruendo. Oramai sono quasi 9 anni, ne abbiamo fatte tante e tante mi auguro che ancora ne faremo. Sono fortunato ad averti con me, ad averti vicino, sei una persona meravigliosa e sei sempre nel mio cuore. Ti amo alla follia. Matrimonio. Però che bella questa dichiarazione d'amore, ti posso dire? Beh, grazie per la sorpresa. No, io no. Perché anche a me non c'è. Non esageriamo. Piango. Perché mi commuovo. No, ma poi la nostra storia è che bello, no, sicuro, però. Sì, però è divertente perché... Insomma, lui, come sai, aveva già queste due bambine stupende, sì, che sono come le mie bambine adesso, perché aveva la piccolina, aveva 1 anno e mezzo, e il nostro parrucchiere comune ci ha presentati, quindi è una storia così. Un colpo di fulmine, Eleonora. Sì, io non volevo né calciatore né uno biondo, e invece... Calciatore biondo! Seconda foto, però davvero voglio dire, insomma, un uomo fantastico che ti fa una dichiarazione. Un papà meraviglioso. No, ma fantastico. Poi la dichiarazione d'amore, perché non è che ma mi ha detto così perché ieri davanti a sua mamma ho detto che non era un romantico e quindi sicuramente. Beh, così proprio ti ha spiazzato. Adesso siete a Roma insieme, vero? Sì, adesso sì.
Abbiamo la seconda foto del cuore, dove c'era tutta la tua famiglia. Sì, 2 giorni fa, eccoli con qua. I miei bambini meravigliosi che hanno fatto il compleanno a gennaio e li festeggiamo insieme perché Gabriel ha appena avuto 4 anni e Giulia 7. Sono stupendi. Lei ballerina e lui calciatore, quindi non vabbè, vabbè, vi siete divisi molto bene. Non c'è niente di straordinario. Senti, adesso siete a Roma tutti e due però, sì, no? Che prima uno momento, a Parigi, un altro, cioè sì, siete stati un po' zingari. Ho ancora un anno a Parigi. E poi sicuramente la nostra vita continuerà in Italia. Vero, e poi c'è il Teatro dell'Opera. A Roma adesso dove, con esatto. Questo lavoro difficile, ma sono molto presa e motivata per far crescere appunto i giovani talenti e la città e la cultura della danza. E sto veramente lavorando e dedicandomi tante ore credo, a questo teatro. Io credo che con la tua professionalità, con la tua caparbietà e con la tua dolcezza arrivi dovunque, sarei grazie. Davvero un'icona per questi bambini, sono fortunati questi bambini ai quali insegnerai la danza, grazie. Veramente, grazie. Ne sono convinta. Grazie. Abbiamo una terza foto che per te la significa nonna. Tantissimo perché è la Carmen, Roland Petit con un grande ballerino étoile che adesso tra l'altro anche lui è direttore di una grande compagnia a Stoccolma che è Nicola Le Riche. E qui è la sera dove sono stata nominata étoile all'Opéra, quindi un momento indimenticabile che c'era tra l'altro la mia mamma e Federico in sala ad ammirare questo spettacolo meraviglioso che ho ridanzato tante volte, l'ultima volta al 31 a Capodanno, adesso a Parigi, quindi è un ruolo veramente che ho nel cuore. Ma tu mi hai portato una sorpresa per i nostri sì, amici telespettatori. Assolutamente perché mi hai portato, sì, posso dirla un estratto, la sorpresa. Un estratto, del, sì, la puoi dire perché adesso, sì, perché adesso ce la godiamo un momento. C'è una nuova Carmen a Roma che arriverà e quindi volevo portarvi una sorpresa perché la danza appunto è sempre gradevole ammirarli da vicino e loro sono i miei piccoli del teatro dell'opera. Rebecca Bianchi che è già étoile. E D'Alessio. Ed Alessio Rezza, un primo ballerino. Del Teatro dell'Opera, del Teatro di, Roma. Dell'Opera di Roma. E allora Carmen, cos'è il balletto? Carmen. Nuova creazione di Jiří Bubeníček. Avanti, allora, vediamo, godiamoci questo piccolo. Scena in prima mondiale al Teatro Costanza a Roma da sabato 2 a domenica 10 febbraio. Grazie davvero, è stato un onore avervi qua. Grazie, grazie. Tu hai 3 bambini? Sì. E sei così magra? Ma come fai, caro?
Complimenti, complimenti davvero. E un abbraccio e grazie, Leonora, grazie di essere stata con noi. Grazie davvero. Ti aspettiamo. Io vengo assolutamente. Veramente. Ci tengo moltissimo. Tra l'altro sarà anche in diretta su Rai 5 e quindi questo spettacolo. Benissimo, allora fammi sapere dove, come e io sarò con te. Grazie, grazie, grazie davvero. Grande applauso a Leonora Bagnato, grazie di essere stata con noi. Grazie, grazie ancora. E allora, come ho già detto...